oggi è stata deliberata la messa in liquidazione della società, sono stati nominati un collegio di liquidatori nelle persone dell'avvocato Ilaria Lanteri e del dottor Luca Nannini. Ecco, il bilancio 2017. Il bilancio 2017 chiude con una perdita di oltre 4 milioni di euro, il passaggio era un passaggio obbligato e quindi adesso inizia una fase che è quella di cercare di realizzare tutte le attività per estinguere le passività. Quali sono i metodi per estinguere le passività e trovare un po' di vendere gli immobili? Sicuramente occorre trovare un accordo con i maggiori creditori, cercare di transare laddove possibile le posizioni, vendere gli immobili di proprietà sociale che peraltro oggi la più parte sono ipotecati dalle banche, quindi con la residua liquidità estinguere gli altri fornitori e gli altri debiti. A questo punto le tempistiche quali sono? Sicuramente sono delle tempistiche legate alla fase della liquidazione che vi potranno dare i liquidatori che sono stati appena nominati. Uscendo dalle questioni tecniche e economiche, la gente vuole sapere cosa c'è nel futuro della ciclabile Ma adesso. sicuramente la volontà dei soci è quella di mantenere la pista ciclabile perché è un bene importante per la provincia di Imperia e quindi la volontà è quella di mantenere la fruibilità e di potenziare laddove possibile la pista ciclabile. Ma il futuro della ciclabile comunque è sicuramente essere mantenuta perché è un elemento fondamentale per tutta la nostra zona e per la nostra città. Per il momento l'amministrazione non pensa ancora nulla, comunque sta studiando insieme alla Regione le prospettive per la manutenzione della pista ciclabile per gli anni futuri. Purtroppo oggi si chiude un capitolo di questa società, ma considerando tutta la situazione era obbligatorio fare questo passaggio. È a rischio la ciclabile, abbiamo detto di no, ma c'è garanzia per il futuro comunque di un'infrastruttura turistica, diciamo, tra le principali della nostra terra. Certo, deve essere comunque tassativamente mantenuta perché è l'infrastruttura più importante che noi abbiamo, quindi dal risvolto anche turistico. La volontà di Sanremo e di tutti gli altri comuni è la manutenzione di questo tratto di pista che poi probabilmente proseguirà anche oltre Imperia. Ecco, oggi abbiamo parlato di Area 24, ci sono sul banco altre aziende pubbliche che sono in difficoltà, RT Riveracqua da assessore al bilancio e alle partecipate di un comune che è capofila in queste società, cosa dobbiamo aspettarci? Sì, purtroppo i problemi delle altre società sono sotto gli occhi di tutti. Non abbiamo ancora approvato il bilancio né di Rivieracqua né di RT, bilanci che saranno approvati nel prossimo mese di luglio. Cercheremo comunque, considerata l'importanza di questa società, di fare di tutto per mantenerle e per soddisfare comunque le esigenze anche dei creditori stessi di queste società.